Lo specchio convesso sulla parete in fondo riflette, oltre alla coppia di coniugi, altre due figure sulla soglia della stanza, che si trovano nello stesso punto dove siamo noi a osservare l'opera. Uno di loro potrebbe essere il pittore, che nella realizzazione dello specchio diede prova di grande bravura e maestria. Il dipinto è firmato e datato Johannes Bellinus Facebat 1515. Assistiamo in questa tela tardiva dell'artista a un'incredibile evoluzione della sua arte. Qui Bellini, quasi novantenne, è riuscito nella rappresentazione di una nuova sensibilità profana, allontanandosi dai temi sacri. Qui Venere viene rappresentata con il figlio Cupido che le tiene uno specchio, in modo che, nella sua immagine riflessa, possa guardare sia se stessa che lo spettatore. Lo specchio rappresenta la vanitas, ovvero una metafora del trascorrere del tempo e della bellezza destinata a svanire. Le rappresentazioni della vita domestica erano popolari nel XIX secolo. Il dipinto di Caballot-Lassalle, che raffigura una donna elegante mentre si guarda allo specchio, introduce lo spettatore nella vita privilegiata e isolata delle donne istruite nella seconda metà del secolo. Sant'Eligius, costruttore di reliquiari, è diventato uno dei santi più popolari dell'Occidente cristiano. La tradizione gli attribuisce un talento straordinario come orafo. Vediamo uno specchio circolare convesso sul lato destro del tavolo, in un'allusione ai coniugi Arnolfini di Van Eyck. In esso possiamo vedere il riflesso di una piazza con un paio di passanti. Qui lo specchio è al centro di un'opera chiaramente surrealista in cui forse Magritte ci fa pensare che la via di fuga per l'uomo è quella di vietare la riproduzione, di fuoriuscire dalla logica del riflesso speculare, di riuscire ad operare un salto, uno scarto asimmetrico, fuori campo rispetto al riflesso speculare. Una giovane è seduta davanti a uno specchio nella privacy della sua camera, persa in pensieri e fantasie lontane. Negando a noi un assaggio del volto della modella, la Morisot rompe con la convenzione di usare lo specchio come mezzo per raddoppiare il piacere voyeuristico dello scrutare una donna senza che lei se ne accorga. Il Bar delle Folies Bergères rappresenta l'ultimo grande dipinto di Manet, realizzato dal pittore quando ormai era molto malato e quasi invalido. L'artista qui è riuscito a catturare tutto il senso effimero della vita moderna parigina e, allo stesso tempo, a creare un dipinto che con gli anni entrò nei cuori delle molte persone che lo ammirarono. Rubens ha rappresentato la sua Venere davanti allo specchio come il massimo simbolo della bellezza. La rappresentazione sensuale della sua pelle e dei capelli setosi è straordinaria, accentuata dal contrasto con la cameriera dalla pelle scura. I pochi gioielli indossati da Venere sottolineano la nudità della figura. Artista di grande originalità, Delatour all'inizio della sua carriera conobbe la pittura caravaggesca con il suo realismo e gli effetti drammatici di luce. Qui Maddalena è nel momento drammatico della sua conversione. L'elaborato specchio d'argento, le perle sul tavolo e i gioielli sul pavimento simboleggiano il lusso. Al loro posto stringe un teschio, un simbolo comune di mortalità. Se il video ti è piaciuto, metti un bel like, lasciami un commento, condividilo con i tuoi amici. Ricordati inoltre di iscriverti al canale e di cliccare sulla campanella per non perderti i nuovi video. Ciao!